Ciao guys, Koto here, bentornati in questo nuovo video di Genshin Impact. Oggi andremo ad analizzare Hu Tao. Questo però non è un video, diciamo, come gli altri normale, perché questo è semplicemente un video upgrade. Andremo a parlare di tutte le cose nuove che sono successe su Genshin Impact che possono riguardare Hu Tao, che possa essere un nuovo set di artefatti best in slot, che possa essere un nuovo best in slot come arma per magari free to play. Quindi se siete alla ricerca di una guida molto dettagliata su Tao, come per esempio come buildarla, quando vai PS, quando vai Elemental Mastery, quali sono i cap, questo è il video che volete andare a vedere. Vi lascerò il link in descrizione. Quindi detto questo, io vi ricordo che streamo ogni sera su Twitch dalle ore 21, il link in descrizione, quindi mi raccomando lasciatemi un bel follow. Vi ricordo inoltre di generare il Discord, anche qui tutti i link in descrizione. Vi ricordo inoltre di lasciare like al video, scrivere nel caso non l'avete fatto, e noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, il nostro Hu Tao è sempre una macchina distruggi qualsiasi cosa, e praticamente i suoi team sono veramente distruttivi e hanno una potenza di fuoco allucinante. Il fatto è che penso che Hu Tao, insieme con Raiden, insieme con magari altri personaggi un po' più così, faccia parte di quei personaggi che sono complicati da buildare e che quindi molta gente tende purtroppo a, diciamo, buildare molto male. Che sia giocarla con poco rate, che sia giocarla con troppi HP senza mastery, chiaramente in team reaction, nel monopyro l'elemental mastery non ti serve a nulla. E ci sono anche sempre più misconception sul fatto che Hu Tao per workare deve sempre stare sotto il 50% di HP in ogni caso. Bene ragazzi, io sono qui oggi per dirvi che non è così. Partiamo subito dalle armi. Udite udite, Hu Tao ha una nuova best in slot, 4 stelle. Di che arma sto parlando? Vediamo se qualcuno di voi lo riesce a capire. Avete 3, 2, 1 secondi per scriverlo qui sotto nei commenti. Signori, la miglior arma per Hu Tao è quella del... Ah, non c'è il Battle Pass. Eh no, perché lunedì non c'è il Battle Pass. La nuova arma 4 stelle best in slot a Refine 5 è quella del Battle Pass, ovvero la ballata dei fiordi. Con un attacco base di 510 e 27.6 di critical damage a livello 90, si piazza molto sopra rispetto alla sua controparte del Battle Pass, chiaramente parlo per Hu Tao, della Deathmatch, ed è semplicemente perfetta perché dice che quando nel gruppo sono presenti personaggi di almeno tre tipi elementali diversi, la maestria elementale aumenta di 240. Sto parlando chiaramente di Refine 5. Il fatto è che, parlando di Hu Tao, è molto probabile che possano esserci tre tipi diversi, contando il suo Pyro, contando l'Hydro e magari contando... Chiaramente non sto parlando del Funerationer, che conta invece solo due tipi di elementi. Sto parlando appunto di team come Hu Tao o Vivi Vape. Ma dei team ne parleremo dopo. Diciamo che voglio comunque spiegarvi i team migliori, anche se mi ripeterò rispetto all'ultimo video. Ma quello che voglio assolutamente dirvi è che molta gente pensa che se Hu Tao non è sotto il 50% HP in ogni caso non worka bene. Ora, è giusto quando parliamo di una Staff of Oma, chiaramente la mia è Refine 5, ma parlo di una Refine 1. Il fatto è che quando andiamo a giocare la sua seconda best in slot, ovvero la bastone delle sabbie scarlatte, ovvero l'arma di Sino per intenderci, quella che dà 44.1 di rate con una passiva bella golosa, in questo caso conviene utilizzare Bennett e stare sopra al 50% di HP. Ovviamente stiamo parlando di un Bennett C6. La differenza sostanziale è il fatto che la Oma si attiva solo quando siamo sotto il 50% di vita, come altri buff di Hu Tao. Togliendo la Oma e mettendo magari il bastone delle sabbie scarlatte, non è più così worth andare sotto il 50% di HP rinunciando magari al buff di Bennett e magari a un eventuale Resonance Spyro. È un discorso più o meno simile per quanto riguarda le Gulfing di Raiden con 270 di energy recharge con l'emblem, il set, piuttosto che con la The Catch, il set emblem, che non deve arrivare a 270/300 di recharge. Il discorso è quello. Diciamo che fino a quando sono presenti entrambi i buff da poter utilizzare, stare sotto al 50% di HP è meglio. Nel momento in cui magari con il bastone delle sabbie scarlatte questo non avviene, è anche consigliato metterci un Bennett. Ripetiamolo, C6.
se no state veramente intando. Come possiamo vedere, appunto, la Oma è sopra a tutte, la regina. Abbiamo la Scarlet Sand, che ovviamente 1-2 T-Stack aumenta sempre di più la sua potenza, fino a quasi a gappare quella che è la differenza con la Oma. Dopodiché, appunto, abbiamo la new entry della Ballata dei Fiordi. E dopodiché non è cambiato assolutamente niente con la Deathmatch R5, con la Dragonsbane R5, eccetera. Chiaramente non ci sono armi tipo la Primordial Jade Spear, quella di Xiao, perché fa veramente schifo. Per quanto riguarda le armi, non c'è moltissimo da dire. Per quanto riguarda gli artefatti, allora, sappiamo molto bene che per quanto riguarda il set per i maggiori danni di Utao, si parla di Shimnawa per circa un 4-5% in più rispetto al Crimson Witch of Flame. C'è sempre quel discorso del fatto che senza la C1 è molto più quality of life giocare le Crimson Witch of Flame, mentre con la C1 lo Shimenawa ha un po' più di value. Perché questo? Perché grazie alla C1 possiamo dashare facendo il caricato senza fare animation cancel. Dashando noi abbiamo delay frame. Perché giochiamo Crimson Witch a C0? Perché ci prendiamo la ultimate molto più spesso rispetto a giocarlo con lo Shimenawa, e con la ultimate abbiamo sia delle cure sia un high frame. E quindi cosa sto per dirvi? Io sto per dirvi che va bene, lo Shimenawa è sempre più forte, il Crimson è sempre il 4% 5 sotto, dopodiché c'è anche il 4 pezzi del Gilded Dreams e poi i due pezzi. Ma se vi dicessi che c'è un nuovo set che è best in slot per Utao, già, fermi prima di andare a sbildare le vostre Utao, prima di andare a fare quello che volete, a chiamare al disastro eccetera, statemi a sentire un secondo. Era palese che il Mauritius a 3 stack sorpassasse di molto certi tipi di set. Penso che nessuno al mondo abbia mai messo in dubbio la potenza del Mauritius, o Mauritius, insomma, chiamatelo un po' come volete. Il fatto è che il suo 4 pezzi, 2 pezzi chiaramente, funziona su Tao veramente molto bene. Per il 4 pezzi, quando la quantità di PS attuali aumenta o diminuisce, il tasso da critico aumenta di 11% per 5 secondi, massimo 3 accumuli. Ora, chiaramente questo set funziona solamente sui personaggi che in qualche modo riescono a aumentarsi e diminuirsi gli HP in modo costante e reliable. Tao può farlo? Assolutamente no, tranne che per la sua E che li toglie appunto HP. Ma ora ci sono due soluzioni. Uno, aspettare che magari esca qualche personaggio che gioca con gli HP dei membri del team, facendo così in modo che questo Mauritius si possa proccare in modo costante. Secondo, ingegnarsi. Ora vi faccio vedere un team... Non posso perché ho gente in teapot. Addio. Un modo per procare il full set Mauritius è questo team. E voi vi chiederete che cosa stai facendo. Letteralmente noi utilizzeremo Tank Fei, ovvero una variante di Yan Fei, dove grazie alla costellazione 4 noi riusciremo ad avere uno shield ogni qualvolta la nostra Yan Fei va a ultare. Ma non fatti chiaramente ricarica d'energia e PS percentuale, qua dipende molto dalle vostre substat, perché Yan Fei ha bisogno di veramente tanto energy recharge per workare in questo team. Ma la sua arma è quello che fa il trucco, il prototipo d'Ambra, la cui arma, oltre che dare PS come main stat, dice che l'uso di un tributo elementale rigenera 6 di energia ogni 2 secondi per 6 secondi, è ok, ma i PS di tutti i membri del gruppo si rigenerano di un 6% ogni 2 secondi. Questo vuol dire che avremo del micro healing praticamente istantaneo dopo la sua ultimate. Noi grazie a questo oggetto possiamo tranquillamente andare sia con la E sia appunto con i proc dell'ametista ad avere tutte quante le stack up del Mauritius. Chiaramente in questo momento non vi sto dicendo giocate questo team, oh mio dio è fortissimo, perché per quanto è forte è una rotation veramente molto particolare, molto difficile da tenere up costantemente il Mauritius, ma era giusto per dirvi che se dovesse uscire un personaggio del genere, il Mauritius diventerebbe più forte del Shimenawa del 10%. Questo vuol dire che a parità di statistiche, e diciamocelo, in realtà a parità di statistiche è molto difficile avercelo, perché io già con questo set che mi fa veramente veramente schifo per le substat che ho, ho una roba del genere e mi fa più danni rispetto alla mia best build di Utao, e sto rosicando veramente tanto. Il fatto è che se il Mauritius è più forte rispetto allo Shimenawa del 10%, vuol dire che è più forte del 15% rispetto al Crimson Witch of Flame. Quindi sì, si può utilizzare in questo modo? Sì. È raccomandabile? No, a meno che non vogliate veramente, diciamo,
complicarvi la vita in modo eccessivo, però andava detto. Prima di tutto voglio dire una cosa, vedo molta gente dire no Utao senza... Cos'è sto? Che paura? Forse avrei dovuto togliere gli alert, perché tra un po' andrò anche in live. Quindi la gente sta iniziando ad esserci, infatti c'era anche gente in tipo prima. Quindi, allora, Utao non ha bisogno per forza del 2 Hydro per essere giocata. Assolutamente no. Chiaramente i requisiti per giocarla in modo ottimale salgono, perché l'Hydro Resonance ti dà molti HP in più. Vi ricordo che Utao ha bisogno di almeno 27.000 HP per workare in modo carino. E io non ho messo neanche il silenzioso al telefono. Scusatemi, questo video era anche da un fiesta. Allora, partiamo subito da questo team. Questo team è il team di Utao con il Double Swirl. Cosa vuol dire Double Swirl? Vuol dire che Kazuha andrà a swirlare sia Hydro sia Pyro per poter potenziare così i danni elementali sia di Hydro sia di Pyro, andando a buffare così sia Yelan sia Utao per dei danni veramente freaking dibili. Se poi avete la C2 di Kazuha, ovviamente andrà a buffare l'Elemental Mastery di Utao, quindi ancora più danni. In questo team, chiaramente, la E di Kazuha andrà a swirlare il Pyro, mentre l'ultimate di Kazuha dovrà essere infusa di Hydro per fare il più danno possibile. Perché nel caso Kazuha infondesse di Pyro la sua ultimate, capite che ci sarebbe un piccolo problema, perché il nemico sarebbe infuso perennemente di Aura Pyro, e quindi Utao non andrebbe a fare i vape. Ora, come sempre, menzione d'onore al Funerational, team molto difficile da giocare sia dal lato pratico sia dal lato tecnico. Dal lato pratico perché è un team che non ha shielder, che non ha curatori, se non appunto il micro healing e la damage reduction di Xingqiu, e che quindi mette in risalto le vostre skill veramente veramente tanto. È il tipico team di quelli che vogliono complicarsi il gioco e che godono dal schivare qualsiasi cosa e dal riuscire a fare magari tutto l'abisso senza neanche un curatore. Ve lo dico, non c'è niente di male a usare shielder e curatori, è semplicemente un playstyle. Dal lato tecnico invece è difficile, perché Xiangling ha bisogno di veramente tanta recharge, e quindi molte volte le build delle Xiangling, se non veramente tanto investite, fanno un po' schifo. Il che ci porta al team che di solito è utilizzato di più. Sto parlando dell'H2Tao, quindi H2 perché ci sono due Hydro più Tao e un quarto che è Flex. Questo Flex potrebbe essere tranquillamente uno Zhongli, per appunto avere uno shield e uno shred elementale, o potrebbe tranquillamente essere anche un animo, per esempio un Kazuha. In questo caso Kazuha ovviamente andrà a swirlare solo Hydro, che aumenterà di veramente molto il danno di Xingqiu e di Yelan. Non andrà a buffare in nessun modo Hu Tao, dato che swirlare Pyro in questo team con le rotation giuste non è possibile, a meno che non ultiate prima per far sì che Kazuha swirli, ma non è assolutamente consigliabile, anche perché poi facendo la rotation di Xingqiu, Yelan e Kazuha di nuovo, il viri del Pyro praticamente è già andato via. Ci saranno veramente danni ingenti di Xingqiu e di Yelan con Utao che li va a vaporizzare tutti quanti. E ovviamente anche qui, se caso C2, Utao si prende 200 Elemental Mastery. Dopodiché, un altro team molto molto goloso può essere quello del Monopyro. Ora, altra cosa che voglio dire, il fatto che si chiami Monopyro non vuol dire che ci stanno 4 Pyro, vuol dire che possono esserci 3 Pyro più un Anemo per appunto svillare il Pyro e fare dei danni veramente ingenti. Per quanto riguarda invece non mettere un animo, mettere per esempio Zhongli, ci sta veramente molto. Avete uno shielder e uno shred aggiuntivo. In questo caso, chiaramente, come in tutti i casi, actually, non dovreste giocare Zhongli Millilith. Ho già spiegato perché Zhongli non andrebbe buildato Millilith nel video dove parliamo di lui. Ma in questo caso il miglior set per lui è il Petra full PS. Full PS chiaramente avremo uno shield della Madonna. E col Petra, grazie al fatto che noi raccogliamo con Zhongli un Crystallize di tipo fuoco, andremo a buffare ulteriormente l'elemento Pyro, ovvero il danno di tutto il team. Per quanto invece riguarda, mi sono dimenticato di dirlo prima, questo team qua, anche qui Zhongli andrà fatto col Petra, dove prenderà il frammentino Hydro per buffare i danni sia di Xingqiu che di Yelan, oppure si può tranquillamente utilizzare anche l'Instructor per buffare l'Elemental Mastery di Utao e far fare più danni a Utao in questo modo. Chiaramente un altro team H2Tao può essere un team con un Cryo in mezzo, come per esempio Layla. Layla non solo ci fornirà degli shield veramente veramente potenti, poi con l'arma nuova uscita ancora di più, ma grazie alla sua ultimate e grazie alle spy di Xingqiu e di Yelan
potremo frizzare nemici. Chiaramente il freeze non durerà chissà quanto, perché il nostro Tao andrà a fare normal per fare melt e quindi sciogliere il freeze, perché consuma tutta l'aura cryo. E col caricato andrà a fare vaporize utilizzando appunto l'aura hydro sui nemici. Un altro team che ho visto giocare è il triplo hydro e un po' sus questo team, chiaramente Mona buildata sempre support col Trilling Tails. Non è ottimale come team, si può giocare nel caso non abbiate altro, si può fare anche una roba del genere nel caso non abbiate Xinchou, nel caso non abbiate Yelan disponibili. Chiaramente non è nemmeno incredibilmente vicino alla potenza di fuoco di una Yelan o di uno Xinchou appunto al posto di Mona, però se proprio volete utilizzare questo team, volendo, si può fare. Non lo sto raccomandando, dico solo che si può fare. Dopodiché quello che ho visto è anche una giocata di Utao Burgeon, mi dissocio, funzionava solo in un abisso, ma lasciamo stare perché quello era grazie ai nemici che c'erano dentro. Ora parliamo un po' di Utao nel profondo delle sue costellazioni, diciamo. La C1 è così game changing? Abbastanza. Diciamo che grazie alla C1 noi possiamo ovviamente andare a tirare i caricati senza utilizzare la stamina, il che ci permette di fare animation cancel con il dash avendo un iframe, permettendoci quindi di non ricevere danni che se no avremmo dovuto prendere con la C0. Quindi volente o nolente la C1 di Utao è veramente molto molto forte, ma appunto non necessaria. Un'altra cosa che molti mi chiedono: la sua C6 è worth? Allora parliamo, le costellazioni di Utao dopo la C1, a parte C3 e C5 che comunque aumentano i talenti, che fa sempre bene, fanno abbastanza schifo. Me ne sono pentito? Assolutamente no, perché è il mio personaggio preferito. La C6 è letteralmente, penso, una delle peggiori C6 del gioco ed è utile solo per gli showcase. Molta gente dice: ah, io ho Utao C6, buildo Utao con 10 di rate, tanto crita sempre. In realtà jokes on you, perché questo effetto si verifica una volta ogni 60 secondi e ne dura 10, quindi voi magari per 10 secondi fate 100% di rate, magari anche lo ammazzate, quindi ci può stare quel cavolo di boss che avete davanti, ma nel caso non abbiate finito, diciamo, tutto il lavoro in quei 10 secondi per tutta la durata del cooldown di questa C6, siete inutili. Un'altra cosa mi hanno chiesto: se Utao è l'unico personaggio pyro in meta, io vi dico anche di no. Ci sono veramente molti altri personaggi che si possono utilizzare. Si può utilizzare Linei, ovviamente il nuovo 5 stelle, si può utilizzare Yuimiya, si può utilizzare addirittura Yanfei DPS, che non è neanche male, Diluc sempre verde. Quindi sì, non pensate che pullare Utao vi cambi drasticamente l'account se avete magari una Yuimiya o un Linei, ma per quanto Utao possa fare un lavoro migliore, non aspettatevi tipo il doppio del danno o tipo di avere un minuto in meno sul clear dell'abisso, assolutamente. Quindi sì, Utao è ancora molto molto forte, può essere giocata in vari team e sono abbastanza sicuro che non verrà rimpiazzata molto facilmente. Ragazzuoli, per questa guida è tutto, spero di aver risposto alle vostre domande. Se ne avete qualcuna, chiaramente lasciatemi pure un commento qui sotto o mi trovate in live ogni sera dalle ore 21 su Twitch o su Discord, tutti i link in descrizione. Io vi ricordo di lasciare like e iscrivetevi nel caso non l'abbiate ancora fatto al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out!